forza. Il 1° luglio decolla il Mirano Summer Festival. Presentato ufficialmente insieme a Sabrina Salerno, madrina dell'evento, il ricco calendario di eventi che per tutto il mese animerà l'estate miranese. È l'associazione Volare con il suo patron Paolo Favaretto che da 16 anni organizza la manifestazione ed è tutto ormai pronto nell'area degli impianti sportivi di Mirano. Attesi grandi nomi, artisti di primo piano del panorama musicale italiano che in molti casi inaugurano il ritorno in tournée. Max Gazzè, Francesco Renga, la PFM, Gabri Ponte e ancora le Tribute Band, i DJ Set, Radio Company e Radio Wow a tenere caldo il pubblico. Mancava, però non è facile perché è cambiato tutto, però noi ci abbiamo creduto insieme ai volontari dell'associazione e ci stiamo riuscendo, non pensavamo. Che edizione sarà? Sarà un'edizione speciale prima di tutto perché torniamo tutti da 2 anni molto difficili e il Summer avrà un obiettivo che è la pace nel mondo e speriamo di riuscirci. Il Summer Festival porta tantissima gente, ma noi cercheremo di bloccare a 2.500 persone le entrate perché dopo diventa problema di sicurezza. Dopo 2 anni in sordina per gli eventi musicali, il festival torna ad una parvenza di normalità e ce n'era davvero un gran bisogno, ma sempre con molta prudenza, come ha sottolineato anche Sabrina Salerno. Abbiamo tutti un grande bisogno di lasciarci andare, di ballare, di cantare, di divertirci, di abbracciarci e di dimenticare. Molta leggerezza ci vuole, che non è superficialità, ma che fa bene all'anima, quella leggerezza che ci fa stare meglio. Da veneta ad adozione, potresti magari regalarci un bel concerto proprio qui in Veneto? Non si sa mai, certamente che sì, certo. Sono fiera di abitare qua, sono felice perché i veneti sono gran lavoratori, sono persone che amano il bello. Non solo musica, al Mirano Summer Festival ci sarà anche il cabaret con Marco e Pippo e i concorsi di bellezza. Non mancherà la cucina più gustosa e i track con lo street food più caratteristico. Senza dimenticare la vocazione benefica dell'evento, con parte del ricavato che verrà devoluto a iniziative locali di solidarietà. Sarà sicuramente un festival con molta frequenza di persone perché vedo che comunque tutti quanti hanno voglia un po' di uscire, no? E poi innovativo sicuramente nelle band, nelle persone ospiti e anche nella cucina. Il segreto di questo è l'umiltà, ascoltare tutti e cambiare ogni anno, non fare mai stesso Mirano. Vi invito tutti a venire a Mirano Summer Festival e, però con prudenza, tutti attenti, tutti come... perché non siamo ancora sicuri di essere, quindi bisogna tutti tranquilli, cercare di non fare cose strane.